giro è un'impresa non facile, anche se è interessante e accattivante. Allora ho preso semplicemente degli appunti per essere concisa e dire quello che penso. Mi ritrovo di nuovo con Ciro Ferrigno a ripercorrere un cammino che abbiamo intrapreso da molto tempo. Un cammino che è come un rosario, girando lentamente con la preghiera del cuore nata da quell'amore per il nostro paese, terra di ricche tradizioni, di racconti, di personaggi che hanno animato il passato componendo una archeologia del Calabria da riportare alla luce per farla apprezzare da coloro che non si soffermano troppo spesso a considerarli doni che la natura e la storia del passato hanno elargito. Mi piace definire Ciro Ferrigno come l'Aedo, il cantore che rende omaggio a Piano di Sorrento, sua regina, distesa placida e orgogliosa ad ascoltarlo fra i preziosi e profumati giardini e il mare, che sull'alta scogliera come fosse un organo, emettendo suoni profondi e vibranti di una musica, riveste l'eternità, perché ogni terra è eterna, non solo per il passato, ma anche nel cuore di vive e di vivrà. Ciro ha raccolto con precisa documentazione e anche particolare affabulazione i numerosi racconti con l'intento di formare un mosaico da custodire con cura, sigillo indelebile della vita di un